Ben ritrovati in diretta con Mattina 9, continuiamo a parlare di arte, questa volta di arte fotografica, non più musicale, ma è un'arte fotografica molto molto particolare, perché non è soltanto uno sguardo verso l'esterno, una cosa meramente iconografica, ma è un qualcosa che ha a che fare con la denuncia, una manifestazione sociale. C'è un messaggio molto forte alla base, celato attraverso queste fotografie. Vado subito ad inserire il nostro ospite, che è il fotografo, quindi l'autore di queste opere d'arte, che è Giovanni D'Angelo, che presenta una mostra, insomma, avrà inizio nella giornata di domani. Di domani, sì. Venerdì ad Aversa, si intitola Il silenzio degli occhi, infernatoio, Giovanni. Intanto sì. buongiorno, ti chiederei, adesso vedremo... Buongiorno a tutti gli spettatori. Grazie, sicuramente vedremo le fotografie, però ti chiederei soprattutto di cercare un po' di spiegare qual è la vera entità di questa mostra, il vero significato, perché innanzitutto i personaggi che tu rappresenti, solitamente il mondo della cultura e dello spettacolo, hanno gli occhi chiusi. Beh, andiamo un attimo per punti. Il silenzio degli occhi è un titolo di un lavoro ampio, che non è soltanto quello che inizierà domani con Infernatoio, ma è un ciclo più ampio. L'idea di fotografare persone con occhi chiusi, tra parentesi, è importante sottolineare che non ho mai pensato di preparare le fotografie, cioè sono sempre state fotografie immediate con persone che ho conosciuto casomai o che conoscevo da un po' di tempo, che all'improvviso, a cui all'improvviso ho chiesto se volevano prestare il loro viso a questa denuncia. E la denuncia è fondamentalmente quella del non vedere, cioè tutti noi, spesso presi dalle nostre cose, dalla nostra vita, ci guardiamo attorno, però in realtà non vediamo quello che ci circonda, né le cose brutte, né tantomeno le cose belle. E quindi ho chiesto a persone che in realtà gli occhi, per diverse ragioni, non le hanno mai chiusi, di tenerli chiusi a mo' di denuncia, per fare capire, per trasmettere agli altri l'idea di quante volte noi abbiamo gli occhi chiusi rispetto a delle cose casomai importanti, no? Dimenticandoci di essere stati dei bambini. In realtà mi lanci una palla interessante, perché quando ho cercato di affrontare questo tema, in realtà eri come affrontare il tema dal punto di vista fotografico del non vedere, che è quasi un paradosso, insomma, in termini, no? Scrivere con la luce, da un lato, che è il significato proprio della parola fotografia, con il non vedere. E, ci ho girato attorno a questo problema per un po' di tempo, e poi alla fine la risposta me l'hanno data i bambini, appunto, perché i bambini piccoli, soprattutto fino ai 3 anni, sono quando hanno paura, istintivi. E quando hanno paura di qualcosa, fanno una cosa semplice: chiudono gli occhi, credendo che in quel modo loro non vedono il mostro, ma anche il mostro non può vedere loro. È molto Quindi interessante. C'è una sorta di dicotomia. E noi che dovremmo essere cresciuti, insomma, dovremmo avere tutti quanti un po' più di 3 anni, insomma, quelli che si sono prestati e quelli a cui è rivolta questa mostra, in realtà facciamo esattamente come loro, cioè ci comportiamo come bambini di meno di 3 anni. Chiudiamo gli occhi, facciamo finta che quella cosa non la vediamo e nel non vederla facciamo finta che quella cosa non esiste. E il problema è risolto. Legandomi poi alla seconda parola, infernatoio, è una sorta di miscellanea di due parole tra inferno e mattatoio, che sono, è quello che è stato e che sono stati i manicomi, diciamo, fino alla loro chiusura, con la legge Basaglia della legge 180, la cosiddetta legge Basaglia. Tra parentesi, Basaglia non era per nulla d'accordo su quella legge. E i manicomi sono stati un posto che era una via di mezzo tra un inferno dell'anima e un mattatoio per i corpi. E quindi ho pensato a dei dittici, ho pensato di mettere assieme questo non vedere, perché io sono di Aversa, spesso passo davanti al manicomio e spesso mi rendo conto che anch'io non lo vedo, cioè passo perché penso ad altro. Intanto però, lo dicevi prima, si decide di non vedere, però la filosofia, quella di Platone, anche diceva che gli occhi sono lo specchio dell'anima, e alle volte è proprio gli occhi ti raccontano, ti fanno capire com'è la persona, la trasparenza della persona. Come si fa, ecco, anche in questo caso, a denunciare oppure a caratterizzare una persona, a capire l'animo della persona se questa ha gli occhi chiusi? È estremamente interessante questa domanda,
perché in realtà il mio intento, forse un po' in disaccordo, quasi in contrapposizione con l'idea stessa di ritratto, no? Che spesso il ritratto per un fotografo è principalmente cercare di beccare, diciamo, l'espressione degli occhi giusta. E infatti si mette a fuoco sempre sugli occhi. Però immagina una cosa, se tu togli un attimo gli occhi da un ritratto, all'improvviso ti esce fuori tutto il resto. Ti esce fuori il naso, ti esce fuori la pelle, le orecchie, i capelli. Cioè, reifichi una fotografia, reifichi la persona che c'era, non il suo animo. Cioè, quindi, paradossalmente, la mia intenzione è stata anche questa, quindi una doppia, no? Un doppio filo. Da un lato, utilizzare la denuncia. Dall'altro, vedere i volti. Giovanni, vedermi, perché sì, se togli gli occhi io riesco a vedere i volti. Certo. Se apro gli occhi, guardo gli occhi. Sono focalizzato su quello. Prego. Giovanni, spesso ci focalizziamo invece sul fatto di crescere, di andare avanti, imbattendoci un po' in un equivoco, quello secondo cui la maturità, secondo me, dal mio punto di vista, la maturità sia il vedere in maniera più nitida la realtà. E invece qualcun altro ha scritto che per essere realmente bambini c'è bisogno di tanta esperienza, quindi l'inverso. L'inversum della cosa. Se pensi, voglio dire, che a Picasso, esatto. Voglio dire. Ed è proprio a lui che mi riferivo, perché ovviamente è un salto di qualità, è un passo ancora in più quando una persona riesce, avendo fatto esperienza della realtà, a tornare indietro e a percepire delle sensazioni che poi si perdono durante il nostro cammino. Non posso che essere d'accordo. Credo che ci sia una matrice da questo punto di vista nelle tue fotografie. Questo, devo dirti la verità, non ti so rispondere esattamente. Nel senso che io credo che in ognuno di noi, in un modo o in un altro, rimane qualcosa di quello che siamo stati. Sia in senso, negativo, no? Nel chiudere gli occhi e fare come i bambini, ma anche in senso positivo. E casomai chiuderli per chiudersi dentro se stessi e sentirsi nel vero senso della parola. Riesci a vedere la persona, ecco, paradossalmente, sì. Vedi la persona chiudendo gli occhi. Hai scelto dei soggetti dei tuoi, sì, scatti, voglio ricordare il nome: Maurizio Casagrande, Ettore De Lorenzo, Mariella Nava, Fausto Mesolella. In base a quale criterio, ecco, scegli i soggetti? Ti devono trasmettere qualcosa prima oppure no? Allora, quelli che tu hai nominato sono soltanto quelli un po' più noti. Ma i soggetti che ho scelto in questo lungo lavoro, che tra parentesi è un lavoro in itinere, perché... Giovanni, perdonami se ti interrompo, sì. Ti chiederei però, perché vorrei utilizzare al meglio il tempo che abbiamo a disposizione, mentre ci spieghi questa cosa assolutamente pertinente, anche un po' facendo riferimento alle fotografie che stiamo vedendo in sovrimpressione, così cerchiamo un po' un collegamento con la, con la allora, materia. Allora, per esempio, questo è Fausto Mesolella, e a lui l'ho incontrato durante l'ultimo premio Bianca da Ponte. Gli ho parlato in pochissimi minuti, come spesso faccio, dell'idea che avevo, dell'idea di denunciare tenendo gli occhi chiusi, e ho chiesto di prestare il suo volto e lui semplicemente ha detto: mi piace, facciamolo. In un'altra foto invece c'è un volto tagliato da un sfondo, che cos'è? Quello in realtà è stato utilizzato soltanto per non far vedere troppo presto la chiusura degli occhi, quindi, perché in realtà tutta questa mostra sono 12 dittici, quindi sono due fotografie, una che riguarda i luoghi e nello specifico riguarda il manicomio di Aversa, l'ex manicomio di Aversa. Il complesso della Maddalena, e l'altro un volto ad occhi chiusi, sempre per mettere in contrapposizione che cosa non vogliamo vedere. Quindi è per questo c'è questo taglio e questa... questa sovrapposizione era semplicemente per non far vedere che gli occhi erano chiusi, o almeno non ancora. Questa è uscita un po' di tempo ovviamente fa. Volevo evitare di far vedere troppo prima di arrivare al momento. Questo è tutto. Hai menzionato l'ex ospedale psichiatrico, no? Sì. Che si trovava ad Aversa, e ci sono oggi ancora una location di completo degrado e di abbandono. Assolutamente. E quello, anche questo tu vuoi denunciare, oltre a questo la solitudine che comunque vivevano lì gli internati. Assolutamente sì. E magari la solitudine totale e la possibilità di non essere aiutati dagli altri.
lì c'era un doppio gioco. C'era un mondo esterno, perché dovete pensare che il complesso della Maddalena sono poco più di 17 ettari, il che vuol dire 170.000 metri quadrati, di cui 12 sono di verde, ma gli altri sono di edifici. Nel 1813 Gioacchino Murat, il principale di questi edifici dove tra pensi ci sarà la mostra, lo edificò a Real Casa dei Matti, che è stato il primo manicomio dell'era borbonica, il primo manicomio del sud Italia. Quindi, diciamo, anche una storia forte, importante. Tra parentesi, lì c'è un comitato di Però veniamo al significato, perché è interessantissima la storia. Sì, no, intendevo che mi legavo esattamente a questo. Quella era una città nella città, chiusa da mura, e quindi c'era questa sorta di incapacità di vedersi. Quelli che stavano fuori, le mura erano troppo alte, non riuscivano a guardare dentro, anche volendolo, ma la maggior parte non lo voleva. Quelli che erano dentro, gli ospiti, non potevano guardare fuori. Quindi in quel momento c'era una netta separazione. Quindi sì, assolutamente sì, è anche una denuncia a posti come quelli e anche al degrado che negli ultimi 20 anni si è manifestato. Lì è lasciato alla sua disfatta totale. Peraltro, Mario, questo è anche un modo per far diventare comunque lo spettatore anche protagonista in qualche modo di queste foto. Perché c'è una via d'uscita alla fine. Sì. L'idea è che voglio dare una via d'uscita. C'è una bidirezionalità nel messaggio? Non esattamente. C'è un giusto modo di vederlo. Possiamo dirlo, perché i telespettatori di Mattina 9 abbiamo detto, stiamo presentando questa mostra che si terrà ad Aversa, e cerchiamo di capire anche come si deve proiettare, ecco, il visitatore, che in questo caso avrà gli occhi aperti. Quindi assolutamente dovranno essere aperti, ma ecco, ci deve essere un animo diverso, un linguaggio diverso, deve avere un atteggiamento non limitante. No, il visitatore troverà qualcosa di un po' particolare, mi permetto di dire, perché troverà nella giornata dell'inaugurazione, quindi domani, troverà una mostra dove saranno presenti degli allestimenti delle fotografie, cioè le fotografie non sono appese semplicemente ad un muro. Non voglio svelare troppo, ma diciamo che per vederle bisogna muoversi. Bisogna girarci attorno in un certo modo. Ci saranno dei suoni legati ad ogni fotografia, e questo è stato fatto da Salvatore Prezioso, quindi ha creato un suono specifico per ogni singolo volto e per ogni singolo luogo che ho scattato. E poi durante ci sarà anche una rappresentazione teatrale che si intersecherà con il tutto, e si parlerà, sarà focalizzata fondamentalmente sulla tecnica aberrante ancora in uso dell'elettroshock, senza mai parlarne, però, senza mai dire quella parola. Hai detto bene, senza mai dire questa parola, elettroshock, perché tante persone lo hanno subito in maniera impropria. Decisamente sì. Giovanni, c'è qualche artista, parlo di pittura, al quale ti ispiri? Solitamente i fotografi sono innamorati dell'arte. A me viene in mente un po' un Magritte con il suo bacio, che rappresenta queste due persone, questi due coniugi che sono bendati e che si baciano. Ovviamente c'è un'incomunicabilità, ma c'è un sentimento naturalmente preponderante nell'azione. Io credo che la pittura sia tutte le arti, in realtà. La pittura forse in particolare sia sicuramente un punto di inizio, sia un punto a cui un fotografo dovrebbe rivolgersi in qualche modo. Però teniamo presente che la fotografia è tutt'altro. Roland Barthes, per esempio, diceva che non bisogna mischiare certe cose. La fotografia ti dà una cosa che le altre arti fino a quel momento non potevano darti: la sicurezza che quella cosa che stai riprendendo era lì. Che cos'è per te disegnare con la luce? Mero godimento visivo o soltanto denuncia? Mai, no, né l'uno né l'altro, o se vuoi entrambe le cose. Mai mero godimento visivo, seppure la parte visiva è necessaria. Mai soltanto denuncia, perché la denuncia è necessaria, ma non può essere fine. La denuncia deve essere mezzo per arrivare a qualcosa. La denuncia fine a se stessa è
poco utile. È sterile, diventa sterile e vuota. È molto, molto sterile. Giovanni, sì. Ti chiediamo questa, ti vorrei chiedere questa cosa. Stiamo vedendo delle fotografie, una mostra sicuramente inusuale e singolare, che sicuramente vuol lanciare un messaggio, ma soprattutto un insegnamento in questo momento. Qual è l'insegnamento che tu vuoi dare a noi, ma soprattutto anche al pubblico di Mattina 9? Perché comunque stiamo parlando anche di una location che oggi non c'è più, di situazioni che oggi sono molto nascoste, sono recondite anche magari nell'immaginario e nell'animo di alcune persone che magari l'hanno vissuto personalmente o ecco, in secondo piano. Il messaggio, l'insegnamento soprattutto che vuoi dare a noi e al pubblico attraverso questa mostra fotografica che possa servirci per il futuro? Mi permetto di non usare la parola insegnamento perché non credo di essere in grado, e anche se lo fossi non mi piacerebbe in ogni caso. Però credo di cercare di dare un consiglio con questa mostra. L'idea è sempre quello, cioè provare ad aprire gli occhi, provare ad aprirli anche quando li teniamo ben aperti e troviamo davanti a noi cose che conosciamo. Andare in mezzo ad una strada che conosciamo, abbiamo visto e continuiamo a vedere casomai tutti i giorni, e casomai fermarci un attimo e vedere che un mattone, un viso di una persona che sta in un negozio, casomai non l'avevamo mai veramente visto, l'avevamo guardato passandoci, ma non l'avevamo visto veramente. Guardare, pensare, mettersi costantemente in gioco, questo è quello che dovrebbe fare secondo me un po' chiunque, non solo i fotografi, insomma. Giovanni, per chiudere, tu riesci a farlo? Perché non è una cosa semplice. Io credo che sia, Mario, non so se sei d'accordo, questa è una bella... la cosa più complessa sì. della vita, quello che ci questa chiede è una bella nostro... domanda. Ti dico una cosa, provo a farlo quando scatto, e questa è una bella risposta che mi hai dato, e ci proviamo anche noi, Claudio. Assolutamente sì. Brava. Sì. Grazie allora a Giovanni D'Angelo. Grazie a voi e grazie a tutti. Il nostro fotografo, ricordiamo la mostra da domani ad Aversa, si intitola Il silenzio degli occhi, infernatoio. Potrete godere di qualcosa di veramente particolare, perché non è soltanto fotografia, ma è soprattutto riflessione. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi. Restiamo ancora qui con Mattina 9, cambiamo argomento, tra poco ci sarà Espedito Pistone col suo spazio medicina, quindi restate con noi, una piccola interruzione pubblicitaria e poi ancora con Mattina 9, grazie.